Io avevo una situazione in bocca molto molto complessa e appunto essendomi documentato sul sito della clinica ho visto che voi eravate secondo me gli unici in grado di risolvere il mio problema. Ho conosciuto la vostra realtà attraverso, diciamo, le pagine social delle cliniche che avete in Romania e in Moldavia e poi diciamo che ho voluto approfondire andando a leggermi un po' le recensioni, il sito delle cliniche per vedere un po' come lavoravate. Io avevo bisogno in pratica di rifare la bocca perché ho iniziato da giovane ad avere problemi coi denti e ho fatto più lavori nel corso degli anni che sono andati via via deteriorandosi e ero convinto che dovevo fare un lavoro risolutivo che mi avesse praticamente risolto tutti i problemi. E quindi ho pensato che voi foste gli unici che potevano fare questo tipo di operazione anche con un discorso di costo accessibile, perché anche la parte economica è una di quelle che mi ha spinto a venire in Moldavia. Ecco. Ho conosciuto una bella nazione, ho fatto una bella esperienza. E davvero sono contento del percorso che ho fatto. E alla fine, cortesia, gentilezza, disponibilità, cioè una cosa che veramente non mi aspettavo. Mi aspettavo un po' più di formalismo. Mi ha stupito, diciamo così, il dinamismo che animava la clinica, tutta gente giovane. Tutta gente ben disposta, tutta gente che ha voglia di lavorare e soprattutto io mi sono confrontato col dottor Viorel che ha preso a cuore la mia, come credo prenda a cuore tutte le situazioni, però mi ha preso a cuore e mi ha seguito costantemente, cioè, quindi io sono veramente, non trovo l'aggettivo giusto, ma sono davvero contento, felice e soddisfatto di aver trovato un bell'ambiente così. Ho visitato anche il laboratorio. Il centro ricerca e sviluppo e mi sono reso conto di cosa c'è dietro a quello che ho nella mia bocca. Veramente soddisfatto. Bravo Corrado. Sono tornato a casa convinto che la cosa migliore che potevo fare per risolvere i problemi della mia bocca era venire qui. Quindi ho detto ai miei familiari che non potevo che mettermi in buone mani venendo in Moldavia. Io ero convinto di questa cosa, anzi. C'è mio fratello che mi sta aspettando a casa perché mi ha detto quando vieni poi ho un amico che deve fare il lavoro e vedremo. Sono una persona che ride spesso, prendo la vita, sono molto estroverso, mi piace ridere e scherzare, mi piace parlare con la gente e significa molto anche e soprattutto per la qualità della vita poi. Di come ci andiamo ad alimentare, di come andiamo a porci alle altre persone. Insomma, io ero alla frutta, io oramai ero impresentabile, quindi diciamo tornarmene a casa con questo sorriso sicuramente cambierà la mia qualità della vita in tutti i sensi.